Bene, ben ritrovati. Oggi andiamo a continuare la discussione sulla dinamica. Abbiamo visto in precedenza il concetto di forza in fisica, che è un concetto chiave ed è regolato dai principi della dinamica. Tre leggi che descrivono come si comportano le forze. Okay. Le forze in generale sono il modo in cui oggetti diversi interagiscono tra di loro. Sono vettori e ne abbiamo visto alcuni esempi. Abbiamo visto la forza peso, cosa abbiamo visto? Poi la reazione vincolare o vincoli. Oggi vediamo la forza elastica. Ok? L'oggetto principale che manifesta questo tipo di comportamento è la molla, che è il prototipo di corpo elastico. Che significa essere elastico? Diciamo che un corpo elastico, se è deformabile sotto l'azione di un agente esterno, ad esempio di una forza, se lo tiro, lo comprimo, quindi cambia di dimensione, di forma, e una volta che viene meno la causa deformante, cioè se tolgo la forza deformante, il corpo ritorna alla dimensione, alla forma di partenza. In questo caso il corpo si dice elastico. La proprietà opposta è quella della plasticità. Il corpo si dice invece plastico se può essere deformato, quindi assume forme diverse in conseguenza di un agente deformante, tipicamente una forza, ma anche quando la forza deformante viene tolta, viene a mancare, mantiene la forma che ha acquisito. In quel caso il corpo si dice plastico. Ok? Chiaramente sono due idealizzazioni, nessun corpo è perfettamente plastico, nessun corpo è perfettamente elastico, specialmente se subisce deformazioni più intense di un certo valore. Insomma, questi sono le due comportamenti, tra virgolette, ideali che posso riscontrare in diversi contesti. Tipicamente quello di cui ci occupiamo oggi è la molla, che si schematizza con una molla metallica e un avvolgimento a spire di un filo metallico, per esempio. E c'è una particolare relazione tra la forza applicata e la deformazione. In questo caso, essendo una molla lineare, la tipica deformazione è la variazione della sua lunghezza. Diciamo che se alla molla non viene applicata nessuna forza, ha una certa lunghezza, chiamiamola L con 0, dove con 0 sto a indicare il fatto che non le viene applicato nessun agente deformante. Se immaginate la molla distesa su un piano orizzontale, agganciata al muro, ad esempio, da un lato, e a questa viene applicata una forza esterna, allora la molla è deformabile, cioè la lunghezza che acquisisce quando è in equilibrio è più grande di quella che aveva all'inizio, quindi a seguito della forza applicata, la lunghezza L può cambiare. Per deformazione, intendiamo proprio la variazione della lunghezza L della molla, quindi la lunghezza attuale L meno quella iniziale L0. Ok? Andiamo a vedere qual è la relazione tra la forza F e la deformazione della molla L.
D'accordo? Per far questo mi avvalgo dell'uso di, se riesco ad arrivarci, ecco, di un laboratorio virtuale. Queste sono simulazioni in Java fatte dall'Università di Boulder in Colorado e l'ente che le fa si chiama, sono insieme di simulazioni, ma il FET, PHET, Physical Education Technology. Okay. Qui abbiamo un laboratorio virtuale, in cui abbiamo due molle sospese verticalmente a riposo e le molle possono essere allungate appendendo alla molla, scusate, un particolare pesetto. Vedete che a 100 grammi si allunga di un tot, se aggiungo 250 grammi si allunga di più. Qual è qui in questo caso la forza deformante? La forza deformante è la forza peso della massa agganciata alla molla. Per essere un pochino più quantitativi andiamo a segnare qual è la lunghezza di riposo della molla. Non so se la vedete qui, c'è un tratto orizzontale che indica qual è la lunghezza della molla quando nessun peso è agganciato alla molla. Okay? Poi per quantificare la deformazione metto il righello dove tento di far coincidere lo zero con la lunghezza di riposo, ecco, più o meno siamo lì, e poi misureremo la lunghezza, l'allungamento della molla in seguito al forza peso del corpo agganciato che la deforma. Quindi prendo per esempio 50 grammi, aggancio il pesetto alla molla e indico la nuova posizione di equilibrio. Qui osservo più o meno sul del righello che la molla si è allungata di circa 8 cm. Quindi, nel caso della nostra molla, la molla virtuale, perfetta, abbiamo la massa appesa e l'allungamento della molla, quindi 50 grammi, abbiamo 8 centimetri. Prendiamo un'altra massa, per esempio togliamo questa, mettiamo 100 grammi. La nuova lunghezza di equilibrio adesso è allungata a 16 cm, quindi 100 grammi, 16 cm. E poi ancora una, toglio i 100, 250. La molla si allunga circa una quarantina più o meno, 41, quindi 250 grammi, circa 40 centimetri. Ok? Ora vediamo che c'è una relazione abbastanza semplice tra la massa appesa che determina la forza deformante e l'allungamento della molla. Ok? Aggiustiamo la tabella andando a utilizzare la forza in newton e l'allungamento in metri. Diciamo che, se potete osservare, facciamoci un attimo su questa, se raddoppio la massa raddoppia anche l'allungamento, se prendo una massa 5 volte quella di partenza, 250 grammi sono 5 volte 50, ottengo un allungamento che è circa 5 volte quello di partenza. Di conseguenza, se mettiamo qui, non mi riuscirà perfettamente, ma se mettessimo i dati
in un grafico che io mettiamo la massa appesa qui sull'allungamento, avremo dei punti disposti lungo una retta. L'allungamento e la forza applicata sono l'uno direttamente proporzionale all'altro, cioè il loro rapporto rimane costante. Ok? Ogni volta che appendo 100 grammi o multipli di 100 grammi alla molla, questa si allunga di 16 centimetri. Ok? Quindi se adesso ragioniamo in termini di forza, qui ho la forza applicata che calcoleremo in newton e qui ho l'allungamento in metri. Ok? Vi ricordo che la forza applicata è la massa per g, dove g è 9,81 metri al secondo quadrato. Quindi se ho, diciamo, inseriamo una cosa in più, se ho la massa m qui in chilogrammi, qui sono 0,05, la corrispondente forza, vediamo se riesco a trovare. Punto 05 per 9,81 circa 0,4905 newton, e l'allungamento, essendo di 8 centimetri, sarà 0,08 metri. Quando la massa è di 100 grammi, 0,1 kg, qui avrò 0,981 newton. E qui ho 0,16 metri, 16 centimetri. Infine il terzo punto che abbiamo visto, 0,25 kg. Qui abbiamo 125 per 9,81, 2,45 circa newton, e qui avevamo 0,4 metri, 40 centimetri. Ok? Quindi abbiamo che la forza deformante è proporzionale direttamente, questo alfa significa direttamente proporzionale all'allungamento delta L. Quindi il rapporto tra forza applicata e allungamento della molla è una costante nel limite in cui la molla non viene rovinata, ma nel limite in cui funziona. A questa costante si dà il simbolo K, e questa prende il nome di costante elastica. Che caratterizza la molla e la si misura in newton fratto metri. Ed è, se volete, il valore di una forza necessaria a cambiare la lunghezza di un metro, o viceversa, di quanti metri si allunga la molla per l'unità di forza applicata. D'accordo? Nel caso nostro, la costante elastica della nostra molla, per esempio, possiamo valutarla facendo il rapporto tra 0,981 newton diviso 0,16 metri, e viene circa, allora, 6, circa 13 newton su metro. Prego.
fine non ho capito perché come del pelle prendiamo 0,16 centimetri. Cioè, se non ho capito come ha fatto quel passaggio. Le abbiamo misurato, queste sono misure. Sì, ma come mai di tutta la tabella prende il 0,16? Perché è il dato più semplice, ho 0,1 kg. Potremmo prendere uno qualunque di questi tre, il risultato è lo stesso. No, certo. No, no, è una scelta arbitraria. Ok, quindi abbiamo la proporzionalità tra forza e deformazione della molla, la costante di proporzionalità che si chiama costante elastica, che viene misurata in newton su metro. Ok? Torniamo un attimo al nostro laboratorio. E tolgo il peso di 150 grammi. Possiamo sfruttare quanto appena visto e ad esempio chiederci, vedete qui a fianco ci sono tutti questi pesetti di massa ignota, quant'è la massa di questo pesetto rosso? Utilizzando la relazione tra allungamento della molla e massa appesa, posso, misurando l'allungamento della molla, calcolare la massa appesa. Okay? Qui per esempio per la massa rossa l'allungamento, ditemi se vedete anche voi bene, è di circa 12 cm. Giusto? Quindi possiamo andare a calcolare la massa del pesetto rosso. In questo caso l'allungamento delta L è di 12 cm, cioè di 0,12 metri. E quindi se massa e allungamento sono proporzionali, allora la massa rossa, chiamiamola MR, in proporzione alla massa di riferimento, ad esempio 0,1 kg, darà luogo a un allungamento appena misurato che sta nella stessa proporzione rispetto a quello misurato per 10 per 100 grammi, che era 0,16 centimetri, 16 metri, quindi fatemi cancellare. Siamo già direttamente in centimetri, anzi metri, detto in buon modo. Ok, questo l'abbiamo misurato e quindi otteniamo che la massa rossa ignota vale la massa che conosciamo, 0,1 kg, 100 grammi se preferite, per il rapporto tra gli allungamenti, 0,12 metri diviso 0,16 metri. Quindi abbiamo diviso 16, 2 terzi, 3 quarti, 0,1 kg. Quindi viene 0,075 kg o se preferite 75 grammi. Ok? Tutto chiaro? Qui anzi possiamo fare una cosa di questo tipo, proviamo, facciamo una foto del nostro laboratorio e la andiamo a inserire. Ecco, qui sono le condizioni che abbiamo ottenuto
la massa incognita. Abbiamo letto che l'allungamento del tè della molla in caso della massa rossa era di 12 cm e utilizzando i dati noti, quelli che abbiamo visto per masse note, abbiamo dedotto che la massa appesa è di 75 grammi. E questo si può fare anche con le altre. Ok? Attenzione, questo quindi è un sistema che può essere utile per valutare, per misurare la massa degli oggetti appesi al nostro dispositivo, alla nostra molla. Le bilance pesa persone che trovate per esempio nel bagno oppure anche in qualche luogo sulle stazioni, sulle strade, funzionano con lo stesso principio. So che in quei casi la molla è appoggiata sul suolo e uno sale sulla pedana che solidale con la molla, salendo sulla piastra, sulla pedana, schiaccia la molla e quindi misurando la compressione della molla uno ne deduce, ne misura la massa dell'oggetto che è salito sopra e dà la massa della persona che vuole pesarsi, per esempio. Ok? In questo modo, una volta che uno con masse note ha, come si dice, tarato la molla, cioè sa quanta forza è necessaria applicare o quanta massa è necessaria appendere la molla per deformarla di un certo quantitativo, può utilizzare lo strumento per valutare masse ignote o forze ignote. D'accordo? Facciamo ancora una... Fatemi rimettere un'altra volta la figura di prima. La volevo un po' più grande. Focalizziamoci sulla molla. E sull'estremo libero della molla agiscono diverse forze. Su questo punto c'è la forza peso che disegno in rosso, che è la forza deformante, la massa della molla per l'accelerazione di gravità G. Ma siccome questo punto è inquiete, sul punto agisce un'altra forza, che è la forza applicata dalla molla al corpo sospeso. E questa la chiamiamo la forza elastica. E siccome il corpo sospeso è in equilibrio, quindi la forza risultante è nulla, nulla deve essere la somma vettoriale tra la forza elastica e la forza applicata, che è il peso. Quindi, cosa possiamo dire? Ok, se io appendo il corpo, quello, il pesetto rosso, ma è differente quale, alla molla, il peso dell'oggetto agganciato applica una forza alla molla e la deforma, ma la molla reagisce alla deformazione con una forza che è opposta a quella deformante e tenta, se io tolgo il pesetto, la molla torna nella sua forma di partenza, quindi una forza di richiamo o di ripristino, se preferite, ed è la forza con cui la molla reagisce alle deformazioni. Cioè, se io aggancio questo pesetto alla molla, questo pesetto è soggetto a due forze, quella peso e quella elastica dovuta alla molla stessa. Okay. Non solo, ma se osservate, questo possiamo disegnarlo in verde, questo vettore dà l'allungamento della molla, perché è la differenza tra la lunghezza attuale, che è questa, e quella di riposo, che è questa, quella che la molla avrebbe se non ci fosse agganciato niente. Delta L attuale meno L0. Anche questi sono vettori che hanno un'orientazione e una direzione e un verso. Ok? Se vedete, i due vettori, questo è un punto abbastanza importante,
L'allungamento qui è diretto verso il basso, perché la molla viene stirata verso il basso, ok? Ma la forza con cui la molla reagisce, la forza elastica, è diretta verso l'alto. Quindi abbiamo visto prima che la forza elastica è proporzionale all'allungamento, ma è opposta a delta L. Cioè, se allungo la molla verso il basso, la forza elastica è verso l'alto. Se ho comprimessi la molla, la forza elastica sarebbe verso il basso. Queste due osservazioni vengono riassunte dalla legge vettoriale sul comportamento della molla. Quindi, ripeto, la forza elastica, cioè quella con cui la molla reagisce alle deformazioni, è una forza che è proporzionale all'allungamento della molla, allungamento nel senso di lunghezza attuale meno quella originale, ma ha un verso opposto, quindi qui c'è un segno meno. I due vettori, forza e allungamento, sono antiparalleli. Questa relazione tra il vettore forza e il vettore allungamento prende il nome di legge di Hooke. Robert Hooke, contemporaneo di Newton, ha formulato, l'enunciato era in latino addirittura, penso, la legge sul comportamento elastico della molla. E la formulazione suonava del tipo: tanta la forza, tanto l'allungamento. Quindi forza e allungamento sono proporzionali. Ok? Ed era spesso in latino, sulle parole esatte non me lo ricordo. È chiaro il senso di questo segno meno? La forza elastica è una forza di richiamo. Attenzione a non confondere il ruolo della forza deformante, in questo caso il peso dell'oggetto appeso alla molla, è la forza con cui la molla reagisce a questa deformazione. Ok? Questo comportamento, questa relazione tra forza di reazione e deformazione della molla, è quella che sta alla base del funzionamento, vediamo se riesco a mettere un'altra figura, di quello che si chiama il dinamometro. È un oggetto di questo tipo, andiamo alla pagina nuova. Questo è il dinamometro. Questa figura viene da Wikipedia. Che cos'è? Com'è fatto? È una specie di tubo all'interno del quale c'è una molla fissata a un'estremità, l'altra estremità è libera, e sull'estremità libera c'è un gancio. Se su questo gancio io applico una forza, allora la molla si estende, si deforma, e la deformazione, quindi la parte di tubo interno che esce da quello che contiene la molla, mi dà la misura, può essere tarata in newton, della forza applicata. Potrei avere anche una foto dei dinamometri, eccoli qua. Si deve vedere, questi tubicini hanno dentro la molla. Se io applico una forza qui, esce la parte, questa è una taratura, in base a quanto la deformo, posso leggere l'intensità della forza. Ok? Tutto chiaro? Vediamo ancora questo esempio. Immaginate di avere una pedana e su questa pedana è agganciata una molla verticalmente. Appoggiamo un corpo di massa M sulla nostra pedana. Supponiamo che il nostro
corpo di massa m abbia, anzi no, facciamo così, la massa m è incognita, sappiamo che la costante elastica della molla, perché l'abbiamo tarata prima, è di, che ne so, 100 newton al metro. E misuriamo una compressione della molla di 0,01 metri. Qual è la misura della massa appoggiata alla nostra pedana? Ma qui è sufficiente utilizzare la legge di Hooke. Qui la forza elastica con cui la molla reagisce alla compressione è uguale al peso. E quindi K volte l'allungamento o la compressione della molla valgono quanto la massa dell'oggetto appeso per G, peso del corpo appoggiato sulla molla. Quindi la massa M non sarà altro che il rapporto tra la forza elastica diviso la costante G. E quindi riprendiamo, quindi possiamo calcolare la massa sospesa sulla pedana utilizzando questa relazione, quindi come K che è 100 newton su metro per la lunghezza che è 0,01 metri, un centimetro, diviso 9,81 metri al secondo quadrato. E quindi abbiamo una forza applicata che è di 1 newton, 100 per 0,1 fa 1 newton, diviso 9,81 metri al secondo quadrato e viene poco meno di 10 grammi circa. Scusate, allora 1 diviso 9,81, 0,10. 100 grammi. Ok? Tutto chiaro? Esempio inverso. Immaginate di avere la nostra molla e di verificare che se applico una forza di, che ne so, 20 newton, la molla si allunga di 5 centimetri, 0,05 metri. Quant'è la costante elastica della molla? È sufficiente fare il rapporto tra F e delta L. 20 newton diviso 0,05 metri, K è sempre in newton fratto metri, e otteniamo 400 newton su metro. Più questo numero è alto, più K è grande, più difficile è allungare la molla, più si dice che la molla è rigida. Perché per allungarla di un certo tratto devo applicare una forza via via più intensa, tanto più è intenso grande K. Viceversa, una molla molto morbida che si può allungare facilmente ha un valore di K piuttosto piccolino. Ok? Se non ci sono domande, mi fermerei qua. Ok? Questo è il principio del comportamento elastico della molla, è la base sulla quale viene costruito lo strumento principe per misurare la forza che è il dinamometro. Attenzione, la validità della legge di Hooke, torniamo un attimo indietro, ecco, è limitata a un intervallo non infinito di lunghezza, cioè se io prendo la molla e la deformo oltre un certo valore critico, la molla perde le proprietà di elasticità, cioè anche quando tolgo la forza deformante non torna più indietro. In quel caso la molla viene rovinata, non è più elastica. Okay? L'intervallo all'interno del quale
cioè l'allungamento massimo che rispetta questo comportamento, si dice il limite di elasticità della molla o intervallo di elasticità. Chi la casa costruttrice delle molle, per esempio quella che fa le molle degli ammortizzatori delle auto, per dire, costruisce quel tipo di molle in modo tale che per riuscire a deformarle anche di poco serve una forza intensa, perché ovviamente non possono essere deformate più che tanto. E chiunque costruisce la molla ti dice questa molla si comporta in questo modo, cioè bene, se le sollecitazioni sono entro questo intervallo. Oltre quell'intervallo, oltre quel limite di elasticità, la molla si rovina e quindi non fa più la sua funzione. Ok? Bene. Per oggi ci fermiamo qua.